Ciao da Leonardo, oggi parliamo del grande Bach. Nonostante l'universale stima che raccoglie, la figura di Bach non ha ancora trovato una collocazione definitiva e per tutti convincente nella storia della musica. Vediamo un po'. Superata la concezione che vede in lui solo il perfezionatore sommo e la sintesi finale di tutta una tradizione musicale, dal Rinascimento al Barocco, restano ancora da chiarire molti problemi che concernono i rapporti della sua musica con quella dei contemporanei e soprattutto dei musicisti posteriori, fino alle esperienze più moderne. Se è vero che il continuo riferirsi, specialmente nella tarda maturità del periodo di Lipsia, alle musiche del passato portò Bach a rifiutare risolutamente l'adesione allo stile galante allora in voga, la compatta concentrazione del materiale, l'assoluto rigore della elaborazione, la geniale astrattezza dell'invenzione si proiettano verso il futuro. Si riallacciano non a caso alle ultime esperienze di Beethoven e non solo, la base delle ricerche seriali di Schoenberg e di Webern riguardano anche un attimo la musica di Bach. In questa prospettiva perdono qualsiasi valore le accuse di limitatezza culturale e di conservatorismo fatta dai suoi contemporanei, per il quale era oggettivamente impossibile comprendere la reale grandezza artistica e morale del musicista. Si spiega così la freddezza con la quale furono accolte, sia l'offerta musicale sia l'arte della fuga, autentici testamenti spirituali dell'arte bachiana. Profonda incomprensione fu riservata anche alla produzione organistica. La fama del virtuoso soverchiò a lungo quella di compositore e le formidabili architetture dei pezzi per organo, come i corali, le fantasie, le toccate, i preludi e le fughe, furono considerate poco più di arido esercizio contrappuntistico accademico. Eppure in esse e nelle grandi raccolte di corali vive tutta la tradizione organistica tedesca ereditata ancora sotto l'influenza di italiani e francesi, da Svelling a Buxtehude, Pachelbel e Walther, assimilata da una mente artistica superiore e sviluppata in una dimensione nuova, trascendente il ruolo meramente funzionale di complemento del servizio religioso. Le musiche strumentali testimoniano la costante attenzione che Bach rivolse sempre alle parallele esperienze italiane e francesi. Nei concerti brandeburghesi, nei concerti per violino, nelle sonate e partite per violino solo, nelle sonate per violino e cembalo, nelle suite per violoncello e in tutte le composizioni che risalgono al periodo di Cöthen si ritrovano amalgamati in un superiore equilibrio i modelli italiani del concerto grosso, il gusto francese per un vivo colorismo timbrico, la sapienza germanica della costruzione contrappuntistica. Dopo la morte, nonostante l'opera di diffusione dei celebri figli e degli allievi, come Gerber oppure Agricola o Quanz, la sua musica fu dimenticata per oltre 50 anni. Solo agli inizi dell'Ottocento e con una storica riesecuzione della Passione secondo San Matteo diretta da Mendelssohn nel 1829, cominciò a essere riscoperta, studiata e apprezzata la sua musica. Bene, io mi fermo qua. Un caro saluto a tutti.